E signori miei, benvenuti nella parte numero 22. Continuiamo con la storia principale. Cosa la storia principale? Eh sì, perché andiamo a fare la missione falsi profitti. Ogni tanto ci ricordiamo che esiste questa storia principale. Sì, va di moda questi giochi che ti buttano dentro un sacco di robe secondarie, non finiscono più, non so, Assassin's Creed Brotherhood, Docet. E ogni tanto ci rimango da fare queste missioni principali che non ho idea di cosa siano. Vabbè, a parte l'ironia, sono veramente tante. Una cazzo di storia bella, lunga, coinvolgente, non vi piace farla, cazzo, l'ho smesso una volta. Era tutto così, era una storia di 500 missioni. Non va bene. Fatto cancellare il nostro video di reclutamento da tutti i social e minaccia di denunciare chiunque lo pubblichi. Ci costerà un sacco di follower. Cazzo di copyright, fanculo. Guarda che non è uno scherzo, questa è una dichiarazione di guerra. Io non mi faccio censurare. È il venuto è pieno di merda. Cazzo di circolo per ricchi che non sanno come buttare via i soldi. Magari ci torna utile. Cioè, nessuno prenderà le parti di quegli stronzi a parte quegli stronzi. Rompiamogli il culto a quei pupazzi. Rompiamogli il culto. Cosa? E il culto con le chiappe senza latti, Josh. Ah. Culto con la T senza non le chiappe. Vogliono che mostriamo il video di quel VIP del cazzo, Jimmy Siska. Quindi partiamo da lui. Del resto è il loro portavoce più... È Jimmy Siska, cioè... Da piccolo avevo gli occhiali come i suoi e tenevo il colletto su. Sapevo a memoria tutto dritte a pelle. Ma dai, anch'io! Avevo anche il portapranzo. Figo. Figo. Dai, oh, non si scappa, ok? Tutti in mano. E dai, ci sarà pure un altro modo, no? Ecco la soluzione. È in città a girare il cyber driver. Pensavo solo che magari possiamo parlarci e incasinare il suo rapporto con la Newton. Magari tornerà a essere un po' meno stronzo. E io potrò tornare a indossare la sua maglietta senza vergognarmi. Può essere un'idea. Ehi, aspetta, la Newton non è proprio un culto. Quindi la battuta era del tutto fuori contesto e... Oh. Ok, ok, pensiamo a Siska. Ha sorriso incredibile. Cerchiamo nella sede locale, dobbiamo solo entrare e trovare il suo file. Tutti d'accordo? Sì. Ah, io raduno un po' di gente e vi raggiungo lì. E facciamogli il culto. Amen, fratello. Pace, meglio rimane serio, guarda. Tra loro i predatori hanno aggredito chi è debole e fragile con la scusa della religione. La chiesa di Newton è una truffa. Si sale di grado soltanto in rapporto a quando si paga. La lealtà è figlia di ricatto e terrore. Credono di essere intoccabili. Ma le cose cambieranno. I Deadset svelano i segreti e il vero scopo della Newton. Aiutateci. Prendete una maschera, protestate ai centri di reclutamento. Dite cosa pensate di loro online. Unitevi e mandiamo tutti insieme un messaggio. Ora, basta. Il Deadset vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Join us. Ok, allora, contro Sitara, alla protesta contro la New Dawn, che qua allora noi, sti cazzi. Andiamo al baretto. Oppure, come comunemente si dice in Toscana, ai barri. Oh, togli di culo. Cioè, anche meno. Aspetta, che te c'hai i soldi, notte. Te c'hai i soldi. 672. Inizia missione, non penso di avere altre alternative. Abbastanza irritante. Sì. Vieni dentro a dare un'occhiata o... Certo, sono giusto vestito per la messa. Bene. Illuminatevi al modico prezzo dei risparmi di una vita. Entusiasta.
Usa il jumper per accedere in aree accessibili. Ok, questo avevo capito. Scoprirò ciò che posso su Siska. Stiamo entrando in guerra contro questi stronzi. Mi serve tutto quello che puoi scoprire. Se vogliamo più follower, si fa prima a far così. Se ci scoprissero tutto ciò che Dezek ha fatto, passerebbe per falso. Tranquillo, se si cagano addosso, troverò le mutande sporche. Ed ecco a voi le eleganti metafore di Marcus. Sempre a disposizione. Ok. Il jumper però da qualche parte dovrò infilare. Detta così, sì, ha suonato malissimo, però è la verità. Aspetta che... Ehi, che razza di posto è questo? È proprietà privata. Figo, posso andare? Chi sei? Sono un fan. Sei un fan. Tu sei un fan della New Dawn. Oh, ma la New Dawn? Figo, posso fare un giro? Te ne devi andare. Che stronzo. Posso comprare una t-shirt con il logo sopra? Vai. E non ci parlerei una seconda volta, sai? Servirebbe un punto di accesso esterno. Non è quello, ma è quello lì. Vabbè, raga, con NetHack è tutto più comodo. L'hanno messo in modo che dalle telecamere non si capisse, capito? Ma non ascolto. Qualcosa di buono. C'è da andare sopra. L'equilibrio va preservato. Un attimo. Sono la reazione. Quindi, ecco, mi piace vedere. Che roba. Sei morto. Trovato. Anni a segnare. E chi lo dice che sto peggiorando le cose? Lo so che mi senti. Tac. E ciao. Ti accolo il computer e se vediamo. Devo stare nei paraggi. Magari evitare di essere visto. Ma come Marcus fuori portata? Ok, Marcus. Affanculo, devo andare a rifare. 2, 1. Ok, buono. Non devo tornare là. Ehi, bene. Ehi, questo tizio non dovrebbe essere qui. Ma sto stronzo. Ho sbagliato, raga. Va bene. Marcus fuori portata. Ok. Ok, qua è importata. Potremmo mandarti la banda contro? Così picchi loro. Godo, non m'hanno visto. Ora ve la vedete con loro. Godo. Ciao. Ok, sono ufficialmente fuggito e ho completato l'obiettivo. Lasciamo il centro di reclutamento. Andiamocene a fanculo prima possibile. Fatto un po' di bordello, di la verità, però alla fine ne siamo usciti bene. Mission complete. Capito, ragazzi? Complete. Però mi sa che non è finita qua. Potremmo usare Siska come alleato. Ha dei guai grossi con... Comunque è bello perché in ogni missione c'è una storiella dentro. Cioè, sono più parti. Secondo me, da questo lato funziona molto meglio di Watch Dogs 1. Si attaccano a un dannato marchingegno elettronico e giocano a psicanalizzarsi.
vicenda? Che carini. Sisk aspetta un maestro. Io più gioco a sto gioco, più sono convinto che il vero punto di forza di Watch Dogs 1 sia la trama, che quella è veramente imbattibile. Anzi, la trama di Watch Dogs 1 batte anche 9 Assassin's Creed su 10. Però Non c'è tempo ora. Mi farò vivo. Del resto Watch Dogs 1 ha fatto un lavoro incredibile. Pronto? Jason, sbaglio o abbiamo una seduta oggi? Jimmy, giusto. Stavo per uscire. Come stai? Non bene. Mi sa che ho mangiato troppe empanadas. Il mio pancino non reggerà la seduta. Se capisci che intendo. Sì. Sì, ho capito. Diarrea esplosiva. Sì. Interessante. Vuoi che rimandiamo? Sì, sarebbe meglio. Ho preso un paio di pastiglie. Ti richiamo più tardi, promesso. Va bene? Va bene. Rimettiti in sesto, Jimmy. Ci proverò. Intervista Jimmy Sisca. Però dov'è Jimmy Sisca? È qua. Allora noi facciamo così. Tanto i follower li abbiamo presi. Io ne approfitterei però un secondo per sistemare i punti abilità. Cosa da non sottovalutare. Quindi ricerca 19 punti, cazzo. Allora, direi intanto di chiamare la banda più esperta per combattere la polizia. E questo potrebbe essere un buon punto. Annullare le chiamate, non lo so. Sconto botnet. Costa 8 punti, ma ce lo portiamo a casa. E rimangono 3 punti, ce la prendiamo nel culo. Fantastico. Allora, direi che intanto un'auto a richiesta ce la possiamo anche permettere. E direi ordini recenti, qualcosa di sprintoso. E questa potrebbe essere una di quelle. Minchia, l'accesa ancora prima di salirci. Che mito. Ok, è lui Jimmy Sisca o è il guardiano? Si chiama Kurt Cobain. Ehi, hey, Gul, come va? Ho trovato degli abiti della New Dawn. Devi mimetizzarti, no? Wow, grazie, amico. Di niente, falli neri! Disse. Ah, com'è elegante il nostro Marcolino. Sì, buongiorno, sono Jason Lowell. Ah. Beh, sono qui per la sua seduta. Ok, Jason Lowell. Lui l'ha chiamato per annullarla e poi c'è andato lo stesso, fantastico. Grazie dell'ospitalità. Prego. Va bene, iniziamo, ok? Secondo le mie fonti hai avuto dei dubbi sulla chiesa. Ma comunque ci sono alcune cose scritte nei sottotitoli che mancano nei dialoghi. Una parola grossa. Fantastico. Non sono più ispirato come un tempo. Jimmy, coraggio. Non nasconderci le cose. Hai ragione. Ok, girano voci su questo posto dove portano i membri della chiesa che hanno dei problemi. E tornano indietro solo dopo un sacco di tempo, sempre che tornino indietro. L'ho sentito anch'io, e indovina. Sono solo voci. Tutto qui non sono nei guai? Perché sei sincero? No. Grazie, giuro che non te ne pentirai. Senti, un'ultima cosa. Si senti. Voglio andare fino in fondo a queste voci. Sai dove si trova questa prigione immaginaria? Non lo so e spero di non scoprirlo. Ma ce l'ha un nome? La Red Room. La chiamano Red Room. Bene, ok. E un'ultima cosa, Jimmy. I tuoi ultimi 5 film erano merda che cagava merda. Quindi ripigliati. Ok, a testa alta. Ciao! Prendiamo quando facciamo i punti da la polizia.
Tutto qua. Bene, forse ho capito come sconfiggere la New Dawn, ma mi manca un pezzo chiave. Jimmy Siska ha paura di una certa Red Room. Jimmy Siska in The Red Room. La Red Room sembra una specie di centro di riabilitazione dove mandano i fedeli problematici. Chi ci entra a volte non ne esce. Se rapiscono le... Ah, è uno che bacia il crocifisso, quindi. Si va oltre. Interessante. Vuoi che ti aiuti? No, ci penso io. Cazzo. Hanno riparato la macchina? Ci sta. Ok. Ciao, sono io, Marcos. Ma chi è un trans? Come hai avuto? Ho bisogno di te. Riguarda la New Dawn. Mai sentito parlare della Red Room? Miranda? Cerco solo informazioni. Ok, la missione continua. Andiamo a incontrare Miranda. Oh madonna, dove l'avete messa Miranda? Sono 2,8 km, però con questa macchina secondo me saranno anche piacevoli da percorrere. Quindi quasi quasi io me li farei anche. Che dite? Io ci sto, dai. Comunque sconto sugli hack, devo ancora vederlo, eh. Poi avremo modo di appurarlo magari più avanti, ma per ora lo devo ancora vedere. Come l'ho presa, signori? Fatemi un attimo controllare sull'app del DedSec se questa è l'ultima parte, credo. La quarta parte, ok. Ci sta, ci sta. Ma in realtà, guardate, mi passano così bene ste missioni che, con tutta onestà, è un piacere sia editarle che giocarle. Assolutamente. Benvenuti a Brain County, laggiù c'è la casa di Trevor. Di là c'è il Forte Zancudo. Ragazzi, ma questa parte è totalmente uguale a quella parte che va a Paleto Bay, non so se avete presente, ma do per scontato che tutti di voi abbiano giocato a GTA 5, quindi... In realtà si potrebbe anche passare qua sotto. Niente, me lo vieta, a parte questa zona rossa. Che basta evitarla. Appunto, easy. Ecco Miranda! Ex difensore dell'Inter, tra l'altro. No, questo è meglio dell'ex difensore dell'Inter, dai. Così, come nome da trans ci sta Miranda. Stiamo rompendo le palle alla chiesa. Tu e chi? Io e DedSec. Lo sapevo. Ho amici che non vedono l'ora di sbattervi tutti al fresco. Ho scelto di lottare. Come facevi tu? Che cosa? Oh, ti ho vista ai ferri corti. Con la New Dawn ai vecchi tempi. Però, ehi, lo capisco. Ora sei un consigliere. Risparmiati le cazzate su come mi sarei venduta. Quegli stronzi continuano a rovinare la vita alla gente. Hanno reso pubblici i video dei miei interventi. Ma sai che c'è? Che io me ne frego. Non ho niente da nascondere. Ma è vero. Adesso sono un consigliere e ho le mani legate. Per questo hai voluto vedermi. Ti serve il mio aiuto. E a te serve il mio. Vabbè. E poi non lascio le cose a metà. Innanzitutto, non credere che la New Dawn sia una chiesa. È un'organizzazione criminale. Ho recuperato il... Era così difficile da capire. Ce n'è una che non mi torna. Quella lì. È accatastata come centro educativo. Ma è tutto chiuso. Non risponde nessuno. La sicurezza va e viene. A te sembra un centro educativo questo? No, sembra più un centro rieducativo. Resto qui in giro. Vedi se scopri qualcosa. Mm.
Grazie. Va bene, faremo irruzione allora. Ruba il registro degli ospiti, ma noi con il jumper pure bustato. Sì, pare che il posto sia questo, ma ce la facciamo sicuro. Di posto sia. È ovvio che nascondano qualcosa, però. E per questo cercherò un computer e indagherò. Hackera, dove me lo hai messo? L'hai messo lì. Ma hanno sparato al quadrilatore. Però va bene. Abbiamo le chiavi di qualcosa. Non so di cosa, ma abbiamo le chiavi. Qua c'è qualcos'altro da hackerare, sperando che non mi distruggano anche il jumper. Ah beh, ecco di cos'era la chiave. Non hai visto niente. Non hai visto niente. Jimmy Siska, pare proprio che avessi ragione. Ciao Marcus. Il posto è questo, hanno portato Jimmy Siska qui. Se lo faccio uscire, gli trovi un posto sicuro. Certo che sì, sono pronta. Sono pronta. Ci devo parlare. Merda. E una soluzione potrebbe essere riprendere il quadrilatore. Potrebbe essere questa una soluzione. Mandiamo le bande. Questa storia deve finire. Dobbiamo intervenire in nostra memoria. Più easy di così. L'importante è non sparare alla banda che interviene. Eccoli lì. Tanto penso gli abbia mandato proprio gli antisommossa, perché abbiamo l'abilità sbloccata al massimo. Nuova canzone. Cannonhead. Ti mando la banda. Bello lì. Oh, li stanno facendo fuori tutti, eh. Tensione. Che succede? I rinforzi sono tornati via? Ah, non ho parcheggiato. C'è qualcosa laggiù. Dove sono sti esseri? Come li farei fuori adesso? Aspetta che l'hai fatto incazzare. Vaffanculo questa città! Io entro tranquillo. Grazie per aver ripulito l'area. Grazie mille. Nelly non ve lo permetterà, lo sapete. Capirà che sono scomparso. Jason! Non mi chiamo Jason e non sono nella New Dawn. Non dovrei stare qui, amico. Devi farmi uscire. Muoviti, vai! Ok, ok. Ma fammi uscire di qui. Simbolo degli Illuminati, sembra. Vabbè, l'abbiamo fatto scappare. Basta abbandonare il luogo, che in realtà è vuoto. E tu, invece? Me la caverò da solo. Tu portalo al sicuro. Certo. Madonna, con tutte ste abilità è veramente una cazzata fa ste missioni. Peccato che non ci sia la pistolina potenziata di Aiden Pierce, quella silenziata, che fa fuori tutti. Altrimenti sarebbe stato ancora forse più adrenalinico. Però anche così stealth
facendo lavorare gli altri non è male. Marcus, Jimmy è al sicuro. Grazie, Miranda. Hai fatto quasi tutto tu. Senti, vuole parlare con te. Marcus, se ti chiami così, voglio fregare questi bastardi e so da dove iniziare. Ci vediamo fuori dal tempio della Newton. Amico, dovresti andare alla polizia. Sei la prova che la chiesa sequestra i fedeli. Ho un video. Lo diffonderemo perché tutto il mondo lo sappia. Che altro ci serve? Posso condurti al cuore di questo culto. Alle reliquie. Alla fonte di tutto. Come potrei resistere a una simile offerta? Ci vediamo là. Vabbè ragazzi, incontra Jimmy vicino al tempio della New Dawn. Non è finita la missione. No, non è finita. Dicevo, adesso faccio i saluti. Invece no, invece non è finita. Perché lui è qui proprio un culo a Gesù. Però ci sono le gare di moto vicine e quindi possiamo andarci lo stesso. Devi solo stare zitta 5 minuti, ok? Qui dentro c'è la mappa. Altro lancio. La Galilei. Apollo 11. Ehi, sono qui. Jimmy Siska. Sono in incognito. Sì, lo vedo. Bellissimo, eh? Quella casa è fondata sulle bugie ed è ora di confessarsi. Ferite aperte 3, quello è uno dei nuovi classici. Un classico. Scusami, non avevo capito che fossi un mio fan. Già, già. Sì, lo era. Lo era. Già. Ho fatto un bel casino, eh? E non è nemmeno la prima volta. Ma si può sempre ricominciare da capo. Tipo qui. Proprio qui e ora. Voglio dire, magari non esattamente qui e ora. Non lo so se riesco a rimettere i piedi lì dentro. Non fa niente. Dimmi che devo cercare, ci penso io. Va bene. Bene, ok. Allora, c'è un ascensore che porta dritto al seminterrato. Lì sotto troverai delle antiche tavole sumere. Pare che le abbia incise il visitatore in persona. No, senti, dico sul serio, e quelli... Continuava a parlare, il doppiaggio era finito. Ok, ok. A livello di doppiaggio, insomma, potevamo fare molto meglio. Se ti serve qualsiasi altra cosa, fammelo sapere. Let me know. Perché non chiediamo la strada a qualcuno? No, devi solo stare zitta 5 minuti. Trova le tavole sumere, posso scavalcare, sì. Ok, sto per introdurmi nel tempio della New Dawn. E? Jimmy ha accettato di registrare un messaggio per il nostro video. Sarà tutto pronto quando uscirai da lì. Attento ai serpenti! Ce ne sono sempre. Non è quel tipo di tempio, Wrench. Ma possono sempre esserci. Starò attento. Boom. Non sono stato io. Sorry, polizia. Certo, una motina potevo anche prenderla, eh? Così per dire. Boom. Allora, chi ci abbiamo qua che ci aspetta sul cancello? Luogo Scout X. Tempio New Dawn, fotocamera. Per 8000 follower lo facciamo. Appunto. Sono quegli 8000 follower che fanno sempre comodo. Ok, tu non sei raccomandabile, quindi... Hackerà qualcosa?
qua senza coso, come lo fai? Alla fine riusciremo ad avere un'esenzione dalle donazioni. No, la deduzione automatica è già nel contratto. Ma fanno esattamente no. No, me l'hanno distrutto, bastardi. Va bene, aspettiamo che intervengano questi, va. Tanto magari... Anche a te. L'hanno proprio fulminato. Godo. Sono stati chiamati rinforzi. Sti cazzi, non ce li metti? Quello lì. Dove ti nascondi, cazzo? Ma che cazzo ci hanno preso? Credo che i 580 siano le loro puttane, col cazzo. No, non mi prendi, ti ammazzano prima, appunto. E manca uno solo. E noi ce ne andiamo tranquilli. Spero di potermi andare tranquillo. Ecco. Ok, andiamo a risolvere l'enigma. Poi vediamo come andare avanti. Guarda che fa freddo. C'è qualcuno che si sta ancora sparando. Non voglio sapere. Si fa così. Così. No. No. Sì. Speriamo che non mi ammazzino, quello è il punto. Vorrei non essere ucciso. Però vedo che la situazione è abbastanza, direi, sotto controllo. Ma mai dire mai. Qua c'è un'altra situazione da aggiustare. Ancora. Certo che se mi fossi nascosto non sarebbe stata una brutta idea comunque. Potevo tranquillamente farlo anche da remoto, eh. Deve essere l'ascensore di Jimmy. Ascensore segreto sbloccato. Non posso credere che lo hai detto. Cosa? È vero. Benvenuto al quinto livello di New Dawn. E complimenti per la tua ascesa spirituale. Più o meno. Ho dato il massimo. Indaga sulle tavole. Hackera. Ok. Hackera anche qualcosa qua, da quel che vedo. Tanto uno. La chiave d'accesso, dimmi di sì, almeno entro dentro e la facciamo finita. Sì, godo. Allora, però qua abbiamo una cosa. Che questo, diciamo, va riesumato, perché se no moriamo. Sta venendo su.
Ti sta venendo su, ok. Mi tocca andarci col quadrirotore, capito? Va bene. Via. Nice. Giù. Negli inferi. Dove la polizia sta continuando a fare a botte con questi. Noi che ce ne sbattiamo tranquillamente il cazzo. Come, scusa? Ah, ok. State ammirando i sorprendenti tesori della New Dawn. Le basi della loro cosiddetta regione. File e file di antiche tavole sumere. Qui è pieno di cazzate simili, ma queste e queste. Che brutto telefono che è. Perché non sono nei musei? Cioè, chi dà il diritto alla chiesa di tenerle nascoste al mondo? E ora riscoprirlo. No, oh, c'è scritto di non toccare, ma... Ehi, io voglio proprio farlo, solo un pochino, e dai. Sono così pieni di storia. E sono felice di parlare di una cosa... Sorry. No, sei un coglione. Sono tutte false. Ah, ok. Ma che stronzata. I fedeli della mia donna pagano milioni di dollari per poter vedere queste cose e sono false. Proprio come tutte le promesse di questa chiesa. Plastica. Ecco. Sì, è rimasto meglio. Vieni di qui. Vabbè. Gira il tempo e mi sono rotto i coglioni. Ah, direttamente laggiù. Che fa Sitara? Il giorno dopo, praticamente. Davanti! Guardate! La mia donna! Il essere che ha deciso di guardare sulla chiesa di Newton e ha scoperto mille emozioni. Hanno acquistato grandi quantità di dati per colpire i loro nemici. Potrebbero avere file anche su di voi. Diffonderemo i documenti dedicati a... La mia domanda è: ma quanti Newton ci saranno nel mondo reale? Un botto! Giungerete alla nostra stessa conclusione. La Newton è un'organizzazione criminale che intimidisce i suoi membri, distruggendo le loro vite e rubando il loro denaro. Non credete su una parola, c'è un ospite illustre. Jimmy Siska. Sono Jimmy Siska. Forse vi ricordate di me per qualche buon film che ho fatto prima, che mi ha più donna. Mi facesse sedere l'orologio del cervello. Quando i miei amici criticavano il metodo di potere della chiesa, spariva. Quando ho fatto domande, mi hanno sempre stato rinchiuso contro la mia volontà. Adesso la polizia sta indagando sulla mia buccia. Ma che cos'è questa chiesa? Che c'è dietro porta numero 5? Lascia che verrà se c'è l'inizio del DESEC. Il DESEC di Amico d'America. Ora tocca a voi. Possiamo fuggire perché... c'è più nessuno, appunto. Magari senza suicidarci, questo sì. Ma l'avete lasciata la macchinina? Che cazzo sei? Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Chi ha parlato? Grazie, mi avete lasciato la macchinina, grazie. Madonna, che bella intatta. Avete dato pure lo smartwatch. Missione falsi profitti completata. È
insomma, di profitti ne ha fatti un bel po' con sta cagata, eh? 96.000 follower, affanculo le corse. Va bene, ragazzi. Allora, teniamo la chiamata e poi andiamo verso la prossima missione, che penso sarà la Home Sweet Home. E invece non c'è nessuna chiamata. Quindi direi che possiamo tranquillamente salutarci. Ci vediamo alla prossima parte. Statemi bene. Dadri è tutto. Un bacione. Alla prossima.